Benvenuti al nuovo appuntamento con le top news. Bianco, sindaco di Catania, Roma Marino batte Alemanno. Governo, prima del vertice dell'UE ci sarà un decreto del fare. Lavoro, la Confartigianato, persi 1200 occupati al giorno. Anche in Sicilia vince il centro-sinistra. Enzo Bianco, il nuovo sindaco di Catania, l'ex senatore del PD, ha ottenuto il 50,64% delle preferenze. Il centrodestra ha perso tutte le sfide elettorali. Intanto Grillo si consola con la vittoria di Pomezia, il ballottaggio a Ragusa. Prima del prossimo Consiglio europeo di giugno il governo varerà un decreto del fare, lo annuncia Dario Franceschini al termine del vertice di maggioranza. Il provvedimento, dice Franceschini, ministro per i rapporti con il Parlamento, conterrà misure sull'occupazione, il fisco e il lavoro. Il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, lancia l'allarme. Tra luglio 2012 e aprile 2013 abbiamo perso 1200 occupati al giorno. Secondo Merletti, la riforma del lavoro Fornero ha solo aumentato costi e complicazioni a carico delle imprese, senza far crescere l'occupazione. Alta tensione in Turchia, dove centinaia di agenti antisommossa hanno fatto irruzione in piazza Taksim a Istanbul, cuore della protesta antigovernativa. Le forze di sicurezza hanno usato cannoni ad acqua e lacrimogeni contro i gruppi di manifestanti che occupano la famosa piazza turca. Doppia esplosione questa mattina nel quartiere Al-Marja, nel centro di Damasco. Ci sarebbero almeno 14 vittime, 26 feriti. Le due deflagrazioni sono state provocate da ordigni posti in borse piazzate di fronte ad alcuni negozi. La TV di Stato parla di attacchi kamikaze. In tutto il mondo 150 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni sono coinvolti nel lavoro minorile, quanto stima l'UNICEF. Tra questi 115 milioni sono impiegati nelle forme peggiori di lavoro, come quelle che prevedono carichi pesanti, contatto con sostanze chimiche e orari massacranti. Cristiano Ronaldo chiuderà la carriera al Real Madrid, ad annunciarlo il presidente del club della capitale. Ronaldo non ha ancora prolungato il proprio contratto in scadenza nel 2015. Per lui il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 75 milioni di euro.